Dalle Lego alle Barbie, da una casa in stile vittoriano per Hello Kitty agli oggetti vintage da collezione, per arrivare a quelli per la vita di tutti i giorni. Tanta gente, tanta socialità ritrovata. È anche un modo di aggregazione per stare insieme, è anche divertente perché abbiamo conosciuto delle amiche, abbiamo fatto, conosci le persone, ci parli. Non è solo una vendita, è veramente un momento per ritrovare anche gli altri, visto il periodo, così. E quindi è anche divertente. Così l'edizione 2022 del Mercatino delle Pulci, versione outdoor a Monte San Savino in Val di Chiana. Una formula già sperimentata che aveva subito uno stop, come tutte le manifestazioni, durante la pandemia. Tanti gli espositori, tra semplici cittadini che hanno svuotato le loro soffitte, a coloro che invece hanno portato prodotti di artigianato locale. Io ho venduto diversi oggetti di ceramica di Deruta, quelli vecchi che abbiamo a casa, poi ho venduto dei vassoi, l'argento. Le bancarelle hanno occupato tutto il centro storico del paese della Val di Chiana e parte delle strade attorno ai giardini. In vendita tante curiosità, come questo mini violino oppure questa valigetta da picnic dei primi del Novecento. Persone hanno acquistato anche e soprattutto abiti e scarpe usati, confermando come il mercato del cosiddetto second hand, la seconda mano, sia ormai diventato un cult sia per gli eventi in presenza come questo che per il mercato online. Le scarpe sono vendute tanto, sì, scarpe da uomo, scarpe da ginnastica, con tacchetti, sì, stivaletti anche, sì. Visto il successo anche delle passate edizioni, se la situazione sanitaria lo consentirà, la manifestazione potrebbe tornare anche nella sua versione indoor, al chiuso, nel prossimo autunno.